Ciao! Oggi vi deliziamo con un tris di tartufini. Non ci limitiamo alle sole arti figurative, ma anche alle culinarie. Che acquolina! Gli ingredienti per questo laboratorio sono biscotti crollini, ricotta, latte, Nutella, grana di nocciole, farina di cocco, cacao, zucchero, mattarello, vassoio pirottini, carta forno. Su, dai, iniziamo! Poniamo i biscotti tra due fogli di carta forno e li scamazziamo per benino. Potete utilizzare anche una busta per alimenti. Versati tutti i biscotti sminuzzati, mettiamo mezzo cucchiaio di cioccolato, una confezione intera di ricotta, circa 2 cucchiai di Nutella, ma potete anche abbondare. È una ricetta molto semplice e non ha cottura. Sono molto goduriosi e piacciono a grandi e piccini. Si mescolano i primi ingredienti e se risulta troppo secco, aggiungete un po' di latte. Potete sostituire la Nutella e il latte con cioccolato fondente sciolto e del caffè. Tutti gli ingredienti si devono compattare in un impasto liscio e omogeneo. Stacchiamo dei pezzetti dall'impasto e creiamo delle panine. Noi abbiamo pensato di fare un tris, quindi abbiamo utilizzato la farina di cocco, la grana di nocciole e il cacao. Potete anche usare della grana di mandorle piuttosto che di pistacchi o tuffarle nel cioccolato fuso. Sono semplicissimi da fare, con prodotti che solitamente abbiamo in casa e soprattutto non hanno cottura, quindi sono sicuri anche per i più piccini. Infatti, ecco le mie aiutanti. I nostri tartufi sono grandi circa come una noce, cosicché per i più golosi hanno un bel bocconcino, se no due morsi e via. Le nostre aiutanti si sono divertite tantissimo e hanno fatto anche una gara a chi terminava prima. Lo so che ci vuole tanto sacrificio, ma è meglio farli riposare qualche ora in frigorifero o anche in freezer. Così, se abbiamo qualche ospite improvviso, li tiriamo un'oretta prima dal congelatore e sono perfetti, farete un figurone. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Iscriviti al nostro canale.